Salve, salve a tutti amici cinefili e bentrovati a questo nuovo appuntamento dell'intervista del collezionista, puntata numero 30, cifra tonda, trentesima intervista. Grazie del vostro entusiasmo, grazie della vostra partecipazione, grazie della vostra pazienza e veramente oggi spero di ripagarvi in quanto l'ospite di questa sera è di quelli che pesano e che contano. Si tratta di un ennesimo esponente di quella importantissima rivista che ormai da mesi vi vado consigliando, che è Film TV. Si tratta di Roy Menarini, che è anche però professore di cinema all'università e che vado a introdurre. Buonasera, Roy. Buonasera, ciao a tutti. Sì, Ok, Roy Menarini, che ripeto, insegna storia del cinema. Correggimi se sbaglio. si chiama Cinema Industria Culturale, ma di fatto insegno la storia del cinema. All'Università di Bologna. Esatto, ok. E in più, spesso e volentieri, firma articoli e approfondimenti interessantissimi su Film TV e quindi per l'ennesima volta vi consiglio di acquistarlo, abbonarvi, insomma, e soprattutto il sito, ve lo ricordo per l'ennesima volta, non è filmtv.it, ne parlammo già col direttore tempo fa, ma è Film TV Press, quindi mi raccomando di cercare bene sul web il sito, che è pieno poi di informazioni, mi raccomando. Ci sono già le prime domande, vi ringrazio, vi abbraccio e adesso iniziamo subito, se Roy è pronto. Certo, Ok. prontissimo. Ed essendo un professore, un docente del mondo accademico, la mia prima domanda non poteva non riguardare una parte che mi sta particolarmente a cuore, cioè il cinema come materia scolastica obbligatoria. La legge c'è, è di qualche anno fa, la legge lo prevede, ma quanto siamo lontani dalla sua attuazione? So che tu sei di ambito accademico e la legge, insomma, riguarda l'ambito superiore, secondario, superiore, però, insomma, un tuo parere mi farebbe piacere. Non solo è un parere, ma è anche da parte di una persona che sta lavorando anche con le scuole, perché in molti progetti legati alle scuole sono presente anche io e molte scuole si appoggiano ai docenti di cinema universitario, ai critici per questo tipo di lavoro. Non siamo ancora arrivati qui, non siamo ancora arrivati qui. Diciamo che ci sono momenti, è un passaggio lungo, la situazione è molto migliore di 10-15 anni fa. Ci sono degli indirizzi cinema, per esempio, nei licei artistici, ci sono dei progetti curricolari, extracurricolari, che molti bravi docenti fanno. Ci sono anche dei progetti ministeriali, con dei bandi che sono stati fatti per il cinema nelle scuole, per festival di cinema per le scuole. Il cinema è uno strumento molto presente nelle scuole, ma ancora ora non siamo alla materia scolastica. Ci vorrà ancora un po' di tempo, magari non per tutti i licei, per tutte le scuole, ma almeno nell'ambito artistico, nell'ambito umanistico e così via. Ci vorrebbe sicuramente trovare la forma per parlarne, per non solo creare gli spettatori di domani, perché le principali grandi nazioni dove la cultura cinematografica è particolarmente viva hanno il cinema nelle scuole. Penso alla Francia, ma anche in parte alla Gran Bretagna, ma anche perché ai ragazzi serve un'educazione al cinema. Ma come dicono alcuni esperti anglofoni, anglosassoni, anche un'educazione agli schermi. Loro la chiamano screen education, significa saper avere a che fare con il cinema, certamente, con la sua storia, con la sua analisi, ma anche saper riconoscere le immagini in movimento, uno schermo televisivo, uno schermo del computer. Solo in questo modo i nostri ragazzi potranno guardare criticamente le immagini e non farsi abbindolare dalle immagini. E questa è un'ambizione, un obiettivo importante, spero, insomma, che la strada intrapresa sia quella giusta e tu me lo confermi, quindi ne sono felice. Da insegnante, io non insegno cinema per carità, però lo metto spesso nella mia didattica di riffa o di raffa in un modo o nell'altro, mi farebbe piacere vedere, ecco, anche nei licei, insomma, non prettamente artistici, comunque il cinema presente. La seconda domanda invece è più di, insomma, forse un po' più triste, perché noi abbiamo avuto un periodo di riapertura delle sale da giugno, però di fatto pochissime riaprirono a giugno, fino all'ultima chiusura poche settimane fa, e in quel contesto, lo so, tu ne sei consapevole, lo so che ne sei consapevole perché hai dedicato a questa cosa anche un articolo, sono usciti dei film di cui in passato o si lamentava l'assenza o la scarsa distribuzione. Penso il mese di settembre è stato proprio un tripudio di film di Venezia, sia 76, penso
penso a Ema di La Rain, sia 77 con i film italiani, ad esempio, in concorso, che sono più o meno usciti tutti, anche Lacce è uscito, che era fuori concorso, e quindi però non hanno riscosso il successo sperato. Che cosa non ha funzionato? Visto che noi ci lamentiamo sempre che questo cinema è fagocitato da quello mainstream, blockbuster, e che non ha spazio. Una volta che ha spazio, cosa invece non ha funzionato? È difficile rispondere se non anche con un pizzico di, così, come dire, di malinconia, nel senso che forse non tutto il cinema scarsamente distribuito è il cinema che il pubblico vuol vedere, nel senso che un sistema cinematografico che funziona è un sistema che riesce a rappresentare tutti i tipi di cinema. Quindi ovviamente il cinema mainstream o blockbuster ci deve essere, affiancato al cinema indipendente, che ovviamente ha sofferto. Ma talvolta, questo non lo sanno in tanti, talvolta il cinema più indipendente o più d'autore non soffre della presenza dei blockbuster solamente, in parte sì, però i blockbuster hanno le loro sale, i loro multiplex, 12 schermi, fuori dalle città e così via, e il cinema, diciamo, d'autore ha un po' le sue sale, almeno nelle città più grandi, dove c'è il circuito di qualità, no? Il circuito de sé. Però il problema è che è molto affollato questo circuito de sé, e talvolta i piccolissimi film, piccoli piccolissimi, non escono non perché c'è Spider-Man o perché ci sono gli Avengers, ma non escono perché ci sono dei film d'autore un po' più forti. Quindi è ovvio che se c'è un film anche di autori che amo tantissimo, Polanski o Loach o altri, bloccano i film più piccoli perché vanno nello stesso tipo di sale, mentre le sale commerciali tengono principalmente i blockbuster. Quindi la situazione è molto delicata. È chiaro che il grande pubblico non è che va in massa a vedere Lacci o qualcos'altro di quelli che sono usciti, infatti quelli che hanno funzionato sono quelli che hanno avuto un attore italiano importante come Favino, come Gassman, che erano, ecco, erano film d'autore, ma con un lato divistico, diciamo, tra virgolette. Gli altri hanno fatto molta fatica. Credo che sia un periodo che è difficile da giudicare, perché il pubblico era rientrato in sala da poco, c'era la distanziazione, in molti casi c'era la mascherina, quindi a parte Tenet non è uscito niente di spettacolare, e quindi forse non c'era questa grande abitudine. Però ci ha dato anche un messaggio: attenzione, perché se noi desiderassimo un mondo fatto solo di cinema piccolo e indipendente, il rischio è che una parte del pubblico non si senta rappresentata. Quindi quello su cui dobbiamo combattere è avere un sistema cinematografico che tenga insieme tutti i gradi di cinema: il grande cinema spettacolare, il cinema medio e il cinema piccolo indipendente. Quest'ultimo è destinato a fare fatica, e vedremo in futuro, appunto, se la situazione delle sale migliorerà quando verranno riaperte, o se sarà necessario affiancare alle sale anche un sistema di streaming indipendente. Si sta parlando anche di questo, per riuscire a far vedere dei film altrimenti che restano non distribuiti. Ovviamente poi ci sono le anomalie del nostro paese, ma che tu mi puoi confermare, perché io leggo, io sono un lettore, non è che sono un addetto ai lavori, per cui se un film passa ai festival è automaticamente de sé, quindi Joker è un film de sé, che ovviamente il circuito Arci, per dire, che si occupa di cinema de sé, potrebbe tranquillamente proiettare Joker perché è passato a un festival, ha proiettato La forma dell'acqua, lo confermo, perché io ho un cinema de sé a Frosinone che fa parte del circuito Arci, e praticamente arrivò quell'anno la forma dell'acqua, dopo che era passata al multiplex, che peraltro sta a un chilometro di distanza. Arrivò Tre manifesti a Big Missouri dopo che era passata al multiplex. Non arrivò la casa di Jack, che io ho visto nel multiplex e non nel cinema di sé. Quindi la situazione è molto più particolare. Sì, ci sono molte contraddizioni, molti problemi. Ci sono alcuni film che giocano su due piazze, appunto. È chiaro che poi dipende anche dalla politica dei festival. Ad esempio Barbera, alla mostra del cinema di Venezia, ha deciso di aprire anche a un certo cinema, ovviamente non puramente blockbuster, però Joker è ovviamente una lettura un po' più dark, no? Del supereroe, ed è andato a vincere persino il Leone d'Oro, quindi
come dire, è chiaro che poi gioca due sport, sia quello dei multiplex, sia quello del cinema di sé, e questo complica ancora di più le cose. Magari garantisce un incasso un pochino più alto al cinema di sé, ma se capita, non so come è andato nel tuo caso, ma può capitare che arrivi in una zona dove il film è già stato visto nei multiplex e magari il mese successivo non è esattamente quello che il pubblico di quella sala si aspetta di vedere. Guarda, la mia situazione quindi è anomala, perché in realtà c'è una fidelizzazione radicatissima alla piccola sala Arci che c'è, per cui il pubblico è sempre quello e va solo lì, non c'è osmosi, certo. Non c'è osmosi, siamo pochissimi a fare il double, siamo pochissimi a fare il venerdì al multiplex e sabato, certo. Siamo pochissimi, in realtà c'è una fidelizzazione estrema. Ma andiamo avanti, terza domanda che forse si ricollega alla prima, e cioè quale rapporto sussiste tra i giovani italiani e il nostro cinema del periodo d'oro, perché io lessi dei risultati un po' sconfortanti di un sondaggio che viene fatto a Milano, ai giovani universitari vennero date le foto di della Magnani, di Alida Valli, praticamente pochissime riconoscevano i volti del nostro cinema del periodo d'oro. Ma allora, diciamo che divido la risposta in due parti, la parte negativa, destruens, dicono i latini, e la parte costruttiva, construens. Allora, nel primo caso, il rapporto che sussiste tra i giovani italiani e il nostro cinema è zero, nel senso che purtroppo non lo conoscono affatto. Mi capita anche di fare dei sondaggi molto più, come dire, pragmatici al momento in aula, quando prendo le matricole, 19enni mi vengono in aula, e nel mio caso tra l'altro insegno cinema, ma non all'interno di un corso di laurea come il DAMS, in altri corsi di laurea, quindi non ho neanche degli studenti che proprio vengono per il cinema, ma vengono magari per il design, per l'arte, per altri motivi. E quando chiedo chi conosce questo film, chi ha visto La Dolce Vita, chi ha visto film di Pasolini e così via, e non alza la mano forse uno su 200 seduti in aula. Quindi non c'è questo rapporto, e qui torniamo al problema forse della prima domanda, perché non li abbiamo scolarizzati prima. Che qual è la parte positiva? La parte positiva è che anche senza insistere troppo o inculcare in maniera così da docente a studente in maniera impositiva questo cinema, quando glielo fai vedere e quando magari elabori una discussione con loro, questo cinema gli sa parlare. Cioè si scopre che è proprio una questione di ignoranza, perché nel momento in cui li metti davanti ai capolavori del cinema italiano, quei capolavori riescono a parlare ancora loro. Sì, magari c'è una piccola parte resistente a qualsiasi cosa, ma allora quella parte resistente anche a un buon romanzo, certo, o a un buon quadro, ecco. Però noto che il cinema italiano del periodo d'oro ha una grandissima capacità di comunicare anche ai ragazzi contemporanei. I Vitelloni, visto oggi, riesce incredibilmente a parlare a un ragazzo che vive di smartphone, ma che ha le stesse, come dire, incertezze verso il futuro, indolenza nei confronti del futuro che avevano i Vitelloni di Fellini. Se uno vede un film della crisi degli anni 60, anche i film un po' più piccoli di Lattuada, di Zurlini, che spiegano così la crisi ideale di una generazione degli anni 60, la capiscono, parla anche a loro. Quindi ecco, questo mi rassicura, mi fa capire forse che lavorando, ripeto, si torna un po' alla prima domanda, lavorando sulle giovani generazioni si costruisce un pubblico anche giovane, e alcuni festival come il Cinema Ritrovato di Bologna, per esempio, che è dedicato al cinema del passato, hanno visto negli ultimi anni un abbassamento della media anagrafica molto promettente. C'è ancora tantissimo da lavorare, però qualche passaggio si è fatto. Benissimo, questo mi riempie il cuore di gioia. E passo alla quarta domanda, che cita a modo molto diretto un tuo articolo non vecchissimo, anzi molto recente. Spettatori occasionali, spettatori assidui, addetti ai lavori. Come hanno vissuto e stanno vivendo la chiusura delle sale queste tre categorie? Allora, sì, infatti ci rifletto spesso, perché di solito mi interessa la seconda, mentre la prima e la terza, come dire, si spiegano un po' da sole, ma lo diciamo, cioè praticamente gli spettatori occasionali andavano al cinema 2-3 volte all'anno,
questo intendo per spettatore occasionale, certo, 4 volte all'anno al massimo, vanno a vedere dei film evento, no? Vanno a vedere Joker perché gliel'hanno parlato in tanti, vanno a vedere Zalone, vanno a vedere quelle 3-4 cose durante l'anno e sinceramente loro che i cinema siano chiusi non la sentono come un dramma pazzesco, perché in generale non fa parte della loro vita e quindi vedono per lo più dei film su altri schermi, quelli casalinghi, il computer, la televisione e così via. Quindi non hanno particolarmente sentito la pandemia. Dalla parte opposta, esattamente opposta, c'è la terza categoria, cioè quelli che soffrono più di tutti sono gli addetti ai lavori, perché chi lavora dentro il mercato cinematografico, a parte forse qualche distribuzione che riesce a produzione e distribuzione, che riesce a lavorare con le piattaforme, la gran parte di loro è alle prese con le sale chiuse, le casse integrazioni in deroga, i problemi di sussistenza, l'attesa di capire quando si riapre, i listini bloccati, insomma tutti guardano con angoscia al presente e al futuro, e loro sono invece completamente legati al mercato cinematografico, sono il contrario degli spettatori occasionali. E questi, vabbè, purtroppo hanno delle situazioni, ciascuna con le loro caratteristiche, ma non cambieranno tanto, ecco. Quello che mi interessa è la seconda categoria, gli spettatori abbastanza assidui, dopodiché possiamo, ci sono dei molto assidui che andavano al cinema anche una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, quelli un po' meno assidui ci vanno una volta al mese, ma sono tutti spettatori per cui l'esperienza cinematografica comunque fa parte della vita culturale, della loro vita culturale. Ecco, su questi bisogna che stiamo attenti, perché queste persone sono assidue, magari però non sono come me e te, non sono persone che vivono di cinema nel senso che la loro passione è totalizzante, sono persone a cui piace il cinema, che però adesso lo trovano chiuso, lo trovano bloccato e magari potrebbero perdere l'abitudine, potrebbero adattarsi, come dire, a una visione casalinga. Questo è il segmento su cui lavorare di più. Non penso che si debba andare per forza all'inseguimento disperato di spettatori occasionali, perché quelli con il film evento torneranno. La mia paura è che lo spettatore assiduo possa, quando riaprono le sale, come temo abbiamo già visto tra agosto e settembre, rallentare parecchio, e allora lì poi ci troviamo post pandemia, speriamo il più presto possibile, con un pubblico che ha perso l'abitudine ed è un po' meno motivato, anche perché intanto le piattaforme hanno funzionato come supplente, quindi insomma, ecco, su di loro bisognerà lavorare bene anche a livello promozionale quando le sale riapriranno. Promozionale, motivazionale, sì, questa riflessione mi trova molto d'accordo, sì, anche per me è un timore abbastanza vicino, perché di fatto esiste una categoria che va oltre l'assiduità, perché per l'Istat assiduo una volta al mese. Quindi esatto, infatti io sono stato persino più largo. Sì, sì, ecco, no, però capisco tutto. Certo. E adesso arriviamo invece a una cosa molto interessante, di cui so che tu sei esperto, conoscitore, appassionato, cioè gli attori non protagonisti, i famosi caratteristi. Ce ne fornisci un identikit? Ci dici se oggi ci sono in giro questi attori e quali sono, secondo te, i migliori della nostra storia e del cinema in generale, quelli dei quali non, che ne so, dai quali resti ammaliato se li vedi ai lati dell'inquadratura? Ma ce ne sono davvero tantissimi. Innanzitutto è proprio un'idea del cinema che secondo me è straordinaria, perché il non protagonista, noi mettiamo dentro la categoria del non protagonista tantissime figure, da quella che ha una parte minore a quella che magari ha poche battute, insomma, in verità il non protagonista e il cosiddetto caratterista sarebbero due cose un po' diverse, appunto il non protagonista, sì, certo, è quello che comunque una piccola parte ce l'ha, anche significativa, e il caratterista è proprio uno che fa poco più che qualche posa, qualche faccia, ed è riconoscibile perché più o meno fa, non so, l'ubriaco del paese, oppure ogni volta la figura dell'antipatico, cioè, no, delle caratterizzazioni di questo tipo. E allo stesso tempo, dalla parte opposta, a causa degli Oscar, a volte, pur di premiare degli attori importanti, li vanno a mettere nella categoria di non protagonisti, quali non sono, perché è l'ultimo caso appunto di Brad Pitt nel film di Tarantino,
Brad Pitt e Leonardo DiCaprio sono i due protagonisti del film C'era una volta Hollywood. Mi è molto difficile pensare che uno dei due sia non protagonista, se non per il fatto che l'Academy aveva bisogno di candidare più persone possibili e allora si usa un po' forzatamente la categoria del non professionista, scusate, del non protagonista. Ma il non protagonista non è una figura come quella, il non protagonista è una figura che riesce a dare una zampata sul film avendo a disposizione tipo un quarto d'ora o essendo un personaggio effettivamente secondario. Allora, in un mio recente articolo ho citato per esempio Frank Langella, che è un meraviglioso attore non protagonista che vediamo adesso nel film di Aaron Sorkin, Il processo di Chicago 7, che si può vedere su Netflix a proposito di piattaforme, e che ha fatto anche dei film da protagonista, ma è sempre stato un grandioso non protagonista. E il non protagonista è stato un po' anche uno dei grandi ruoli coltivati dall'Hollywood classica. Pensiamo a Walter Brennan nei grandi western storici, pensiamo a Caro Tenuto nel cinema italiano, nella commedia. Insomma, ce ne potremmo elencare davvero tantissimi di straordinari che riescono appunto a parlare attraverso la loro personalità. Fino a che non ha fatto Whiplash, nessuno conosceva J.K. Simmons, ma J.K. Simmons è uno dei migliori non protagonisti che esistono nel cinema americano contemporaneo. È uno di quelli che dice: ah, quello lo conosco, ha fatto tante parti, ma non ti ricordi mai quali, ma ha sempre una grande personalità, fino a che qualcuno gli dà un ruolo da protagonista, come ha fatto in quel caso Damien Chazelle in quel film, e scopri che cavoli è in grado anche di fare un grande protagonista, perché i non protagonisti di solito sono ottimi attori capaci di fare altro, ma che riescono a dare con la loro personalità un punto essenziale. Dico un'ultima cosa su questa cosa. Prego. A volte la personalità degli attori è tale che anche cambiando tante piccole parti riescono a mantenere una loro riconoscibilità. Mi è capitato al Festival del Cinema di Rimini, che ho il piacere di dirigere, di avere un incontro pubblico con uno di loro, cioè con l'italiano Ivano Marescotti. Ecco, Ivano Marescotti è una faccia che tutti riconoscono, ha un suo elemento di cultura romagnola ben riconoscibile, va in giro per teatro a fare delle tournée ispirate a Fellini e Donino Guerra, ma al cinema lo conosciamo per parti che di solito non superano i 20 minuti, anche in film molto popolari, e tutti sanno che più o meno lui ha quella personalità lì, no? Del burbero, con la battuta pronta, che a volte viene gabbato dal protagonista, che abita una vita sociale un po' incerta, insomma, è una tipologia. E allora a volte l'attore riesce a dare continuità anche in film diversi tra di loro per far riconoscere un personaggio tipologico che torna spesso. Grande, sì, è vero, sottoscrivo anche in questo caso. Il ricordo, possiamo parlare, visto che hai citato gli Oscar, ricordo quando Michael Caine vinse da non protagonista per Le regole della casa del sidro nel 2000, per l'edizione 99, e certo, diciamo, disse a Tom Cruise di non prendersela. Lui era candidato, Tom Cruise, per Magnolia quell'anno, perché se avesse vinto da non protagonista, siamo nel 99, Tom Cruise non era ancora quello che è oggi, poi sarebbe stato ingabbiato. A quei tempi c'era questo timore, no? Che potevi essere ingabbiato se vincevi poi l'Oscar da non protagonista. Poi invece abbiamo capito che non è così, perché poi le logiche, diciamo così, pragmatiche superano queste idee. E a volte però è anche il film che ci marcia a candidare due grandi attori in due categorie diverse per non cannibalizzare la nomination. Quindi è ovvio che poi, certo, tipo, penso a The Hours, cioè a tre donne, una meglio, esatto, dell'altra, come fai a scegliere chi è protagonista e chi non è protagonista? Ma Julianne Moore, Nicole, infatti, Kidman e va bene, la terza, e Mary Streep. Sesta domanda. Il cinema del reale, questo richiama un tuo articolo di una tua amica che ti chiese consigli sui film da vedere. Il cinema verosimile e il cinema inverosimile spesso dialogano tra di loro, però molti spettatori invece sono selettivi nella scelta, cioè no, chi è appassionato di cinema verosimile non vuole né il documentario né Interstellar,
appunto mi rifaccio a un aneddoto che tu hai descritto nel tuo articolo, sto un po' barando perché io conosco benissimo l'ospite, quindi mi rifaccio a quello che scrive. Per quale motivo invece molti spettatori, che a me capita pure di conoscere tantissimi così, e quindi è una curiosità proprio mia, non so se ci hai riflettuto, per quale motivo lo spettatore è selettivo? Ma secondo me è perché ogni spettatore ha una sua visione del cinema. Credo che ancora non abbiamo compreso la grande differenza di aspettative che spettatori diversi tra di loro hanno nei confronti dello spettacolo cinematografico. Per cui noi abbiamo due tipologie chiaramente opposte. C'è una tipologia di spettatore che guarda il cinema come momento di grandissima evasione. Attenzione, per evasione non intendo solo così buttarsi alle spalle la giornata e andare a rilassarsi. È qualcosa di più. Cioè chiedono al cinema di costruire un immaginario che loro non hanno nella vita reale, cioè è l'esatto contrario di quanto dicevo in quell'articolo rispetto alla persona che conosco. Cioè molti spettatori, forse la maggior parte, quando vanno al cinema vogliono vedere degli universi lontani, degli universi di fantasia. Ecco perché il mega genere, io lo chiamo mega genere del fantastico, all'interno del quale ci stanno la fantascienza, i supereroi, il fantasy, Tolkien, Harry Potter, tutto questo enorme mondo del soprannaturale, sembra andare per la maggiore, perché la sensazione è che tra la passione dei bambini per le storie di fantasia e l'idea che il cinema debba costruire degli universi lontani dalla vita quotidiana per far evadere lo spettatore, molti spettatori appunto da questa idea evidentemente vengono sedotti. Poi c'è un numero di spettatori un pochino più ridotto che invece ha una negoziazione un po' difficile con questo tipo di universi narrativi, e più si allontanano dalla loro esperienza e più sono, come dire, fantasiosi, meno si trovano a loro agio, perché non prendono il cinema come un luogo di evasione, ma prendono il cinema come un luogo di mondi possibili, non mondi impossibili. Cioè prendono il cinema come un aiuto a comprendere meglio il mondo in cui vivono e a esperire delle storie che potenzialmente potrebbero accadere anche loro. E quindi in questo senso vanno alla ricerca di cinema sociale, di cinema sentimentale, di cinema drammatico, di cinema politico, insomma tutte quelle cose che nel novero della nostra realtà comunque accadono, possono accadere. È ovvio che in mezzo poi ci sono tante sfumature, adesso sto un po' esagerando, però ho capito, anche parlando con diverse persone, che ci sono queste due tipologie di spettatori molto diversi tra di loro. Il cinema del reale, cosiddetto, è un cinema che ha cercato appunto di uscire dal documentario che ha una parte ancora più piccola di spettatori vuole vedere, perché le storie affascinano tutte, che siano di finzione lontana o di finzione più vicina. Il documentario interessa una nicchia, però il cinema del reale tenta di andare oltre un po' il documentario e giocare tra il documentario e la finzione, arrivando appunto a parlare a un pubblico leggermente più ampio. Però ecco, sono in questo momento è una fase che a me, anche dove c'è molto cinema del reale, bisogna riuscire ad ampliare un po' il pubblico di questa nicchia, probabilmente. Però è molto interessante vedere come queste due ipotesi di pubblico, quelle maggioritarie di cui ho parlato in questa mia risposta, siano ancora oggi le maggiormente presenti, e credo che siano le stesse che hanno sempre fatto parte della storia del cinema, più o meno, ecco, sono un po' quelle, no, che c'erano anche 50-60 anni fa. No, la cosa carina è che poi invece i creatori di questi prodotti audiovisivi invece dialogano tra di loro, cioè queste cose si tangono, anzi magari uno stesso regista può fare una cosa e l'altra, anzi può fare tutte e tre anche, però lo spettatore è poco interessato da questo fatto, cioè che magari in un cinema verosimile ci siano molte cose che il regista magari ha usato, molti cliché. Sì, sono cose che bisogna spiegare, che non è facile da spiegare. A volte quando io dico a persone che non, ad allievi che non conoscono benissimo il cinema, che lo stesso regista, Alfonso Cuarón, ha fatto Roma e Gravity e Harry Potter. Rimangono un po' sconvolti, però esistono anche cineasti che sanno giocare su tanti campi. Ok, allora settima domanda.
Ah, questo è un altro articolo che mi ha fatto veramente venire i brividi, e cioè una riflessione di Menarini riguardava il fatto che la critica è di altissimo livello quando anche il cinema è di altissimo livello. Invece, se il cinema abbassa purtroppo la resa finale, anche la critica va di pari passo. Quindi il destino del cinema è fatalmente legato a quello della critica. Ce lo spieghi però meglio tu, che sei l'artefice di questa riflessione. Sì, allora c'è cioè un livello, diciamo così, più industriale, ecco, della riflessione, cioè quando il cinema è in difficoltà nei confronti del pubblico, è in crisi nei confronti del pubblico, boh, non so, per esempio gli anni 80, per dire, o anche una parte degli anni 2000 stessi, notiamo a livello proprio anche numerico che l'interesse del pubblico scende, quindi scende anche l'interesse del pubblico nei confronti della riflessione sui film, non solo sui film, ma anche della riflessione sui film. Quindi vediamo riviste meno vendute, siti meno frequentati, è automatico. Ma questo fa venire in mente anche un'altra cosa che in fondo si porta dietro anche che più cinema c'è e più cinema stimolante c'è, più evidentemente cresce anche il bisogno di parlarne e di analizzarlo. E se noi andiamo a vedere le età dell'oro della critica, guarda caso, sono sempre le età dell'oro anche del cinema. Stiamo continuamente a parlare della grande critica neorealista, stiamo a parlare della grande critica degli anni 50 e 60, della Nouvelle Vague, della politica degli autori, addirittura quelli hanno fatto prima i critici, poi i cineasti, quindi figuriamoci. C'è stato un interesse molto forte per la critica negli anni 90, guarda caso nel momento in cui esplodevano Tarantino, i fratelli Coen, un cinema. Alcuni avevano già esordito, ma insomma parliamo di un cinema postmoderno che aveva riaperto l'interesse nei confronti dell'immaginario cinematografico. E in fondo, se guardiamo anche quello che è accaduto prima del lockdown, venivamo da un 2019 che sia a livello di mercato, sia a livello di film, tra Parasite, Joker, eccetera, eccetera, sono stati tanti film interessanti e posso testimoniare che i dibattiti critici, oltre che la quantità di persone interessate a questi dibattiti critici, erano stati più vivi che mai. E quindi mi è sembrato evidente che ci fosse un legame direttamente proporzionale tra le due cose. Ed è altrettanto evidente che adesso in lockdown non ci sono i film, non ci sono le sale, la critica fa più fatica. Io ricordo a chi ci sta seguendo che il nostro ospite ci terrà compagnia per le 10 domande, va bene, poi si deve sganciare allo scoccare dell'ora, anche il sottoscritto, quindi però forse facciamo in tempo a leggere qualche domanda del pubblico, che siamo già alla Certo. settima domanda, ma se volete avere la certezza che io legga la vostra domanda per l'ospite Romeo Menarini, potete usare la comoda funzione Super Chat, che come dicono gli youtuber bravi serve a far crescere il canale, invece nel mio caso serve a farmi comprare DVD, Blu-ray e 4K, senza che mia moglie mi stacchi le rotule. Ottava domanda. Questo è anche un altro articolo meraviglioso. Con le prime visioni proposte a pagamento online, abbiamo scoperto che i film non sono tutti uguali, perché valgono, insomma, valgono diversamente, sul mercato. Alcuni film valgono 11 euro, altri valgono 3,99 euro. Altri valgono 5, altri 7. Quindi quanto vale un film? Perché c'è questa discrepanza? Perché l'abbiamo scoperto on demand, invece in sala non ce ne siamo resi mai conto. Beh, sì, perché è una cosa che insomma come dire, viene poco analizzata. Io penso quando faccio queste riflessioni cerco di farle anche soprattutto per il pubblico, perché magari gli addetti ai lavori si muovono un po' su questa direzione. Però ecco, nessuno riflette sul fatto che quando entriamo in libreria noi abbiamo libri di tutti i tipi, da 23 euro, da 26 euro, da 18 euro, da 12 euro, da 9 euro a seconda della confezione e così via. Quando andiamo al cinema, sì, magari ci sono dei prezzi differenziati per giornate o per orari, però sostanzialmente, insomma, c'è un biglietto che è uguale per tutti. Non è che dicono questo è un film d'autore indipendente, quindi te lo prendi a 3 euro, questo è un grosso film di Cameron in 3D, eccetera, eccetera, te lo dobbiamo far pagare 15. Cioè, esistono delle differenze di prezzo, sia chiaro, all'interno dei cinema, ma bene o male sono più o meno, come dire, sempre quel range lì. Cioè, non abbiamo l'idea che un film, per
costi di più a seconda che duri di più, per esempio come un libro che di 800 pagine costa di più, oppure che un film costi di meno perché è un film sconosciuto e quindi, essendo un cineasta esordiente, gli esordienti li paghiamo 3 euro, non so, cose del genere. Non ce l'abbiamo affatto questa idea. Ce la porta improvvisamente la piattaforma, che è spietata, nel senso che le varie Sky, Prima Fila, Rakuten, Chili e tutte le altre, quando abbiamo cominciato a consumare film nuovi online a pagamento, abbiamo scoperto che c'erano dei film italiani da 3,99, da 5,99, da 6,99, e poi all'inizio, poi sono scesi, ma all'inizio, se volevi vedere L'Uomo Invisibile di Lee Whannell, che era un bellissimo film, tra l'altro una rilettura molto moderna del mito dell'Uomo Invisibile della Universal, dovevi pagare 16 euro, una cifra che tutti al momento hanno considerato sconsiderata, perché dicono: come, sono a casa, non vado neanche in sala, e invece che 8-9 euro da multiplex pago 16. Eppure lì c'è stata una riflessione di mercato, evidentemente ci hanno detto: guardate che questo è un film americano nuovo di zecca e quindi te lo facciamo pagare di più, quell'altro è un film sentimentale con un attore italiano non troppo famoso e te lo facciamo pagare di meno. Improvvisamente abbiamo scoperto che il mercato ha dei prezzi. Aggiungo una riflessione sul passato, nel senso che magari se uno va a un festival o va a una rassegna in un cineclub, va a vedere un film e dice: ah, che fantastico questo cineclub che ci ha proiettato La Dolce Vita di Fellini, fa un bel lavoro sul passato. Il giorno dopo ci ha mostrato un piccolo film francese di cui c'era una copia, non so, alla Cineteca di Bologna e così via. Ecco, qual è la differenza? La differenza è ancora una volta un prezzo di mercato, anche sul cinema del passato. Per esempio, proiettare oggi un film di Fellini costa un sacco a chi fa un festival o un cineclub, perché ci sono dei diritti che talvolta appartengono a delle grosse società, come anche Mediaset. Alcuni dei Fellini sono loro e talvolta ti chiedono fino a 1000 euro di noleggio per poterlo proiettare una sola sera al tuo pubblico. A volte invece, se c'è un film un po' più piccolo che magari una cineteca ha restaurato, te la cavi con 250-300 euro, sto parlando dell'esercente. Poi però il pubblico, quello lì va a vedere il film del cineclub, non so, il martedì sera e paga i suoi 5 euro, ma non sa che là dietro c'è stata tutta una contrattazione che ha a che fare con dei valori di mercato. È ovvio, Fellini è là e quell'altro è lì, quindi, come dire, tutto ha un valore di mercato, ma il cinema talvolta nei discorsi sembra un po' protetto da questa cosa qui, ma non tutti i film sono uguali. Io mi ricordo, l'unica esperienza che posso raccontare, ero piccolissimo, però me lo ricordo, che c'era una volta in America, Leone volle i produttori, i distributori, il biglietto raddoppiato, quindi a quei tempi si pagava 5.000 lire, stiamo parlando 84, Leone costava 10.000 lire perché ti copriva tutto. Anche io sono andato a vederlo da piccolo con i miei genitori a 10.000 lire, mi ricordo. 10.000 lire perché il ragionamento era: dura 4 ore, spalmato, esatto, su 2 spettacoli, e quindi paghi 10.000 lire, che non faceva una grinza, peraltro. Certo, benissimo. Certo. Nona domanda. Anche i blockbuster hanno sottotesti politici. Altro grande intervento del nostro Menarini qualche settimana fa, no, qualche mese fa ormai, su Film TV. A che punto è il dibattito critico, anche in seno a Film TV, visto che vi confrontate su questa cosa e non la pensate, mi sembra di aver capito proprio tutti, no, quanti allo stesso modo, sulla questione, cioè io no, ma infatti sul web sento di tutto e leggo di tutto, da Black Panther razzista, di destra, di sinistra, di sopra, di sotto, vabbè, ma c'è anche un dibattito da parte di voi accademici e critici. Sì, allora, questo mi dà anche la possibilità di chiarire questa cosa dei blockbuster, perché io vorrei che sia chiaro che ci sono due livelli in cui noi possiamo parlare di sottotesti politici dei blockbuster, che per facilitare, per semplificare, definirò, come dire, inconscio e conscio da parte del film. Allora, c'è tutta una parte accademica, secondo me è anche giusta, che può fare delle ricerche su ciò che i film esprimono un po' inconsciamente. Cioè, uno può anche dire, nei film della Marvel noi riusciamo a capire tutto sommato un certo tipo di idea della politica,
degli anni 2000, cioè per come si comportano gli Avengers, per come viene messo in dubbio la pace nel mondo, per come i supereroi si aiutano a vicenda, per come viene rappresentato un certo tipo di conflitto, anche se sono dei grandi prodotti popolari, questo ce lo insegna la cosiddetta tradizione degli studi culturali, noi possiamo vederli come sintomi, no, di un pensiero culturale più ampio, e possiamo fare delle dotte analisi su, su che cosa riusciamo a capire dai prodotti popolari della politica che gira nella società di un certo tempo. Se vado a vedere appunto all'indietro certi film degli anni 70, anche spettacolari, posso forse capire qualcosa, no, della società americana degli anni 70. Questo è un livello, come dire, che tocca un po' allo storico, all'analista a tirar fuori. Altra questione è il livello conscio della dimensione politica del blockbuster. Allora, è chiaro che se uno fa Black Panther, il primo film con supereroi black, dove c'è un regno di Wakanda che è conficcato all'interno del continente africano, dove c'è tutto un discorso molto preciso di protezione della propria cultura, della propria civiltà millenaria nei confronti dell'esterno, cioè è ovvio che Black Panther è un film che guarda anche al pubblico afroamericano e che stimola anche l'identità del supereroe afro, portando quella vecchia idea della black exploitation a un livello addirittura blockbuster, no? Quindi lì è abbastanza conscio. Poi il dibattito è un altro, cioè ci piace, non ci piace, è moderato, è razzista, c'è riuscito, non c'è riuscito, ha fatto autogol, cioè ho letto di tutto come te su Black Panther, d'accordo? Però lì si discute già di un livello un po' più conscio. Poi chi decide se è conscio o inconscio? Questo è un altro problema della critica. Però io penso che in buona sostanza la critica debba prendere sul serio tutto, quindi dal cinema, dal film più d'autore al film più spettacolare. Dopodiché prendere sul serio non significa che ci piaccia, ci sono, certo, un sacco di blockbuster che sono orribili e non hanno alcun sottotesto di cui interessarsi, ci sono altri blockbuster che sono così così e hanno un sottotesto interessante e altri ancora che sono molto interessanti e hanno anche molto da far discutere, però si decide caso per caso, la critica deve occuparsi, se no che cosa ci sta a fare? Io la cosa più non sbagliata, però comunque che mi ha lasciato più basito di Black Panther è il fatto che nessuno, o almeno pochissimi, hanno messo in evidenza il fatto che padre e figlio la pensano diversamente. Cioè, questo, esatto, ecco, un altro passa tema sotto silenzio come se fossero tutti qua. Cioè, poi il film può piacere o non può piacere, sia chiaro. Però mi sembra che, cioè, non ammettere questa cosa significa forse fraintendere il film, perché il film parla di una di un dissenso politico tra un padre e un figlio, di questo parla soprattutto a livello politico il film. Poi può fare schifo tranquillamente a tutti, non è che io non la Marvel non mi paga, anche perché non è neanche tra i miei preferiti, però mi sembra abbastanza macroscopica questa tematica. E purtroppo, dico purtroppo perché mi sto veramente emozionando e sentire Romy Narini parlare è davvero entusiasmante. Decima domanda, un'altra questione importante, film che invecchiano. Ci dici, caro Roy, tre film invecchiati bene e tre film invecchiati male, secondo te ovviamente, per quale motivo? Sono un po' tanti tre per ciascuna categoria, visto che abbiamo pochi minuti, fammi andare un pochino più in libertà. Allora, diciamo che intanto io già ho una mia idiosincrasia nei confronti dell'invecchiato male, perché sono talmente abituato, è un po' la mia stortura professionale dello storico del cinema, quindi sono talmente abituato a contestualizzare e a vedere il film un po' all'interno del suo mondo, della sua epoca, del suo mondo produttivo e di gusto, che faccio un po' fatica a considerarli invecchiati male. Però ecco, per esempio, anche se noi consideriamo intoccabile questo mito, ci sono, per me per esempio James Dean è un po' invecchiato male, nel senso, per esempio, se vediamo Gioventù bruciata, che per mille motivi estetico-culturali e continua ad essere un grandissimo film, secondo me rispetto ad altri fa più fatica
ad essere, a parlare allo spettatore contemporaneo, perché è un film fortissimamente legato alla cultura giovanile degli anni 50, che era molto diversa dalla cultura giovanile contemporanea, e anche quel tipo di recitazione actor studio di Dean, ma non solo suo, anche del primissimo Brando, tende, come dire, a rompere quella sorta di identificazione che di solito i capolavori hanno nei confronti del presente, ed ecco un esempio che mi è venuto in mente. Mentre posso giocare abbastanza facile sugli invecchiati bene, perché secondo me c'è sempre questo miracolo clamoroso che si chiama Stanley Kubrick, per cui nel suo caso io non riesco mai a vedere, ma non solo il tema, gli elementi più estetici, meravigliosi di Kubrick e non invecchiati, ma proprio lo stile. Cioè, la cosa impressionante di vedere 2001 o Arancia Meccanica o Barry Lyndon, per citare un film che veniva all'epoca criticato perché troppo accademico, troppo composto, in verità la qualità dell'immagine, la luminosità fotografica, la ricerca sullo spazio dell'inquadratura, gli elementi cromatici sono impressionanti, perché sembrano dialogare anche con l'estetica contemporanea, e questo vale di generazione in generazione. Sono proiettabili tranquillamente a fianco di qualsiasi film in 4K o di un grande schermo di blockbuster, perché non ti accorgi affatto che sia stato girato in un'altra epoca. Magari sì, te ne accorgi perché sono film difficili, tra virgolette, ma parlo proprio di impatto figurativo delle immagini. Quelli sono quelli un po' più impressionanti. Ecco, non ne ho fatti 3-3, ma insomma, mi hai ricordato a chi ci sta seguendo e a chi recupererà questa diretta che Roy Menarini è anche l'autore di una splendida monografia su Full Metal Jacket, edita da Lindau, non so se è uscita fuori catalogo, ma leggetela perché davvero è superlativa. E poi, vabbè, nel mio piccolo... Dobbiamo ricordare che l'ho scritta a quattro mani col professor Claudio Bisoni, quindi assolutamente sì, poi il mio autore. Assolutamente. Nel mio piccolo ricordo che la recensione di Full Metal Jacket sarà la prossima recensione che troverete su questo canale, ma ripeto, cioè, meglio che partire da Roy Menarini, la mia è più una chiacchierata sul capolavoro di Stanley Kubrick. Grazie Roy, ce l'abbiamo fatta, ci sono anche delle domande che adesso ti leggo, se puoi trattenere qualche minuto, così ci stacchiamo con tranquillità. Però devo ringraziare prima di tutto l'autore di una super chat, e cioè Mauro Caratozzolo, che non fa domande però mi fa la donazione, lo ringrazio, lo abbraccio, anzi prima aveva scritto anche che le mie interviste sono dei seminari, e di questo ti ringrazio il doppio. C'era una domanda interessantissima sull'animazione giapponese, però me la sono persa, mannaggia. Cioè ti chiedevano, mentre la ricerco te la faccio perché me la ricordo, che cosa pensi di Miyazaki? Ah, Miyazaki, innanzitutto non fingo di essere un grandissimo esperto di animazione giapponese, perché so che ci sono degli esperti straordinari anche e soprattutto tra chi ascolta e i fan sono più bravi dei critici su questo, però su Miyazaki ho poi un interesse particolare, anche perché, Miyazaki è meraviglioso, perché Miyazaki è uno che parla direttamente ai ragazzi, ai bambini, senza passare attraverso cosa pensano sia i miei bambini dei genitori. Cioè, in buona sostanza è buffissimo, perché io quando mia figlia era piccola e le facevamo vedere Miyazaki, avevo un sacco di genitori che dicevano forse non è del tutto adatto, perché sai, Miyazaki con tutte quelle metamorfosi, con tutto quell'immaginario un po' inquietante e così via. E i bambini adorano Miyazaki, ma è molto semplice, perché Miyazaki è onesto nei loro confronti. Cioè, Miyazaki lascia andare a briglie sciolte la fantasia più straordinaria, metamorfica, fiabesca, anche mettendoci dentro dei lati più oscuri, un po' di paura e tutto il resto, ma sbatte contro l'idea di alcuni genitori che i figli debbano essere, come dire, protetti a tutti i costi da tutte le emozioni negative. Ma le emozioni negative fanno parte della vita, l'importante è che siano riassorbite all'interno di un'esperienza narrativa e di un'esperienza estetica di valore, ed è per questo che i ragazzini adorano Miyazaki e i genitori non capiscono, vengono completamente scavalcati
da Miyazaki. E questa è la cosa bella di Miyazaki e di tutta la Ghibli e di tutto il gruppo Miyazaki, perché hanno veramente creato un immaginario, un'iconografia alternativa a quella occidentale nel corso del tempo. E anche nelle scorse mattine, anche come dire tutto il mondo giapponese, le scorse mattine, mia figlia ormai è grande, però adesso io continuo a guardare quelle cose a colazione, ogni tanto mi capita di guardare Heidi su Italia 1, e l'altro giorno mia moglie mi faceva notare che c'era una citazione niente meno che da Quarto Potere. In un episodio di Heidi c'era un momento in cui la madre e una sorta di patrigno educatore parlavano di Heidi, e c'era in secondo piano la finestra dove si vedeva dietro ancora Heidi che giocava con la slitta, esattamente una citazione dell'inquadratura di Quarto Potere, messa lì apposta, messa lì chiaramente apposta per parlare in un episodio di Heidi, figuriamoci. Quindi è così denso anche di cinefilia, chissà chi si sarà accorto di quella strizzata d'occhio, una persona su un milione, però il gusto di farla, e quindi significa anche avere un tessuto di passione, di cinefilia, di letture, di conoscenza, che fa sì che Miyazaki e tutto il suo gruppo non siano altre che persone molto oneste nei confronti dei loro destinatari, che sono i piccoli. Ultima domanda, così poi ti lascio. Ce la fa Zalen82. Ritieni che Blade Runner di Final Cut rappresenti meglio la versione originale di Ridley Scott, o come per il Director's Cut sia stata un'operazione commerciale? Ma io continuo, magari sono conservatore perché è stato, come dire, un importantissimo film della mia vita, visto 11 anni, il Blade Runner uscito nell'82, pur con i compromessi tra Scott e i produttori, continua per me a essere il Blade Runner vero e proprio. Cioè, lo so che Ridley Scott non è d'accordo, però di fatto capita spesso che il Blade Runner, il film che è uscito da un conflitto, da un compromesso, messo poi fosse il frutto giusto, e quindi con la voce fuori campo di Harrison Ford, quindi con quell'aspetto del noir così più evidenziato nei confronti della fantascienza e viceversa, per me rimane sempre il vero cut che mi interessa, quello del 1982. Gli altri li rispetto molto, non so e non penso che siano puramente operazioni commerciali. So quanto Scott ha a cuore questa esperienza, tanto quanto Coppola rispetto a Apocalypse Now ne ha fatti uscire altri, compreso uno molto recente che è un po' la versione mediana tra il Now e il Redux, eccetera. Quindi so che sono autori che in verità tengono molto alle loro creature, però esattamente come gli autori poi nel tempo invecchiano e tendono sempre a cambiare la loro creatura, noi abbiamo anche il diritto di tenerci la creatura che ci piaceva di più, che magari è quella iniziale. Non è per forza che l'autore, in questo caso specialmente se passano gli anni, sia il più lucido nei confronti del film che ha girato. Quindi io mi tengo il cut del 1982. E va bene, grazie davvero Roy Menarini per questa splendida intervista, che ovviamente rimane qui sul mio canale, consultabile, commentabile in qualsiasi momento, come tutte le altre interviste del collezionista. Questa era la 130. Ringrazio tutti davvero gentilissimi, adesso numerosissimi, che siete qui a farci compagnia con le vostre domande, i vostri complimenti. Davvero di tutto cuore vi ringrazio e vi saluto, vi abbraccio, e come direbbe Stanley Kubrick, pedinatemi. Un saluto, ciao a tutti.